Buonasera, ben ritrovati, nuova puntata di Mondo Amaranto con l'Arezzo Calcio Femminile che ha ottenuto il secondo posto matematico grazie alla vittoria per 4-1 in casa del Romagnano. Ne parleremo tra pochissimo, dopo la festa che c'era stata la settimana prima, con la certezza comunque di partecipare alla prossima Serie B a girone unico nazionale, quindi Arezzo Femminile che davvero entra nel calcio che conta. E poi è caduta una linea perché stavamo aspettando, adesso la recuperiamo, il collegamento con Elettra Fiorini che ci racconterà appunto gli ultimi sviluppi dopo la trasferta vinta per 4-1 dal Romagnano. Saluto Giacomo Casucci, che è il vice allenatore degli esordienti A 2006. Buonasera. Buonasera, che stanno già facendo festa. Allora, dopo veniamo a conoscervi, che hanno vinto, vero? Domenica in casa del Bibbiena. In casa nostra. In casa vostra, sì. In casa vostra. Quindi insomma ci racconterete come è andata la vostra stagione e come è andata questa partita. Mentre dicevamo, l'Arezzo Femminile ha vinto 4-1 in casa del Romagnano, secondo posto della classifica ormai certo. Eccola qua, questi sono i risultati dell'ultimo turno. Florenza che rallenta, ma tanto ormai ha vinto il campionato a quota 73. Mancano due giornate alla fine, ci sarà domenica l'ultima gara interna dell'Arezzo Femminile contro la Novese, influente dal punto di vista della classifica, che vediamo qua con i 73 punti del Florenzia, 63 Arezzo, 55 Lavagnese, Novese, tutte le altre che di fatto sono retrocesse. Allora, abbiamo recuperato Elettra Fiorini. Elettra. Sì, ciao. Allora, partiamo da quest'altro risultato roboante, 4-1 in casa del Romagnano, e l'altro traguardo raggiunto, la certezza del secondo posto. Vi sento più? Sì, vai vai. No, abbiamo persa di nuovo perché è in viaggio, doveva essere qua, ma credo che sia in Valtiberina, quelle zone insomma dove i collegamenti vanno e vengono. Adesso proviamo a recuperarla, anche perché sappiamo che potrebbe esserci domenica prossima una location particolare per l'ultima gara casalinga dell'Arezzo Calcio Femminile, che dunque potrebbe avere, anzi avrà il coronamento di giocare allo stadio comunale Città di Arezzo. Mentre la recuperiamo, vediamo anche le marcatrici di questo campionato, dove troviamo i 18 gol di Isabella Carta, che dunque diventa la terza marcatrice del girone A dove è collocato l'Arezzo, e poi ci sono i 14 gol di Costanza Razzolini, e dunque in due hanno realizzato 32 reti, davvero ecco, l'Arezzo trascinato proprio da queste due giocatrici. Allora, non so se siamo riusciti a recuperare Elettra. No, credo, ancora no. Allora, facciamo così, vediamo adesso, rivediamo, rivisitiamo la festa che c'era stata appunto mai 10 giorni fa per l'Arezzo femminile, proprio nell'ultima partita casalinga. Thank you.
Mister Lorenzini, quest'oggi una gara di carattere della squadra, 2-0 contro il Musello Saluzzo, Cavazzo, la matematica per il secondo posto e per la salvezza. Sì, al di là insomma della partita e della prestazione di oggi, credo che va fatto un plauso particolare a tutte le ragazze perché hanno condotto un campionato da protagoniste assolute. Volevo altresì condividere questa vittoria con tutto il mio staff e quindi con Sofia Marcantoni, Mirko Maioli, Susanna Maccarino, Elettra Fiorini e Irene Perini. Credo che è anche molto merito loro se poi questa squadra è arrivata dove è arrivata. Mister, lei era la prima esperienza con la guida del calcio femminile, diciamo, la squadra di femminile è arrivata a questo secondo posto in classifica, questa salvezza, poi in un campionato molto difficile. Se l'aspettava inizio stagione? Sinceramente no. Speravo di poter far bene, però ecco, fino a questo livello no. Però ripeto, è merito grandissimo delle ragazze che anche nelle difficoltà hanno saputo gestire bene la pressione e hanno condotto un grandissimo campionato e ora stanno raccogliendo i frutti. Abbiamo visto anche quest'oggi in campo molte giocatrici della primavera, ha fatto entrare ultime tre partite, probabilmente spazio anche per la crescita di queste ragazze e poi programmazione per l'anno prossimo. Esatto, per via di qualche infortunio abbiamo deciso, compatibilmente con i risultati, di dare spazio anche ai ragazzi della primavera. Credo sia un premio per la società, perché comunque sta lavorando benissimo, e anche uno sguardo al futuro. Siamo con il capitano dell'Arezzo Calcio Femminile, Laura Tesci. Laura, quest'oggi è un risultato storico, la salvezza. Sì, volevamo questo risultato fin dalla prima giornata e siamo arrivate a tre giornate dalla fine e l'abbiamo raggiunto e siamo veramente soddisfatte di tutto il lavoro che abbiamo svolto dal primo giorno di preparazione fino ad oggi. Non abbiamo mollato un minuto e... Sentiamo anche il coro, sentiamo. Qual è la soddisfazione di essere il capitano di queste ragazze? La soddisfazione è questa, basta guardare loro, è veramente una soddisfazione. Grazie. Grazie a voi. Ci è venuto a trovare un tifoso storico dell'Arezzo, sia maschile che femminile, Riccardino. Riccardo, sappiamo che te hai scritto anche una lettera a questi ragazzi, se ce la vuoi leggere. Allora, cara Chiara, presidente, e anche la squadra, sono contento di essere venuto alla partita, fare un gran risultato, anche la festa, perché sono andato a pregare Don Alvaro. Ciao dal vostro amicone Riccardino, dirigente dell'Arezzo Settore Giovanile. Riccardino, una salvezza bellissima questa dell'Arezzo. Sì, la salvezza, sono felice, guarda. E spero anche voi, ringrazio voi e anche il presidente Chiara e anche la prima squadra dell'Arezzo. Grazie a te Riccardino. Grazie. Presidente Chiara Tavanti, un'impresa della squadra durata tutta una stagione. Quant'è la soddisfazione di aver raggiunto salvezza e il prossimo anno essere più professionisti? No, la soddisfazione non si può descrivere in questo caso perché è un risultato che viene dopo anni veramente di sacrifici, quindi un risultato così ottenuto con la passione, la forza delle persone, il tempo che hanno buttato qua con amore, abbiamo superato ogni ostacolo con l'unione, che era quello che io volevo, perché per me l'amore salva tutto, quindi io in questo mondo fatto di cose strane, voglio che l'Arezzo vinca con l'unione e questa volta ce l'ha fatta. Grandi, guarda, sono contentissima. Siamo andati contro ogni pronostico, però vedi che il lavoro paga. La domanda spontanea adesso è, e ora? Ora inizieremo a lavorare per il prossimo anno. Adesso che abbiamo qualcosa di certo possiamo iniziare a lavorare. Io ho sempre detto, io vado a lavorare quando una cosa è sicura. Quindi io sono sicura che la mia città ci darà una grande mano per far andare avanti questo Arezzo. E la voglio ringraziare perché quest'anno sicuramente le ragazze hanno sentito questo. Hanno sentito la vicinanza di una città e hanno onorato questo. Loro in campo hanno smesso di giocare per loro stesse, ma hanno giocato per la gente in tribuna. E questo l'abbiamo visto tutti. È stato meraviglioso. Grazie, grazie a tutta la mia città. Forza Arezzo, sempre, tutta la vita. Grazie, Press. Grazie. Vai, roba tua! Grande, Nick! Ha ha!
Allora, una festa che poi, diciamo, che non ha annebbiato, abbiamo ricoperto Elettra Fiorini, visto che poi la squadra ha centrato quello che era il secondo obiettivo, cioè anche aver ottenuto il secondo posto. Elettra, è ricaduta. Oggi è difficile, diciamo, con i collegamenti, riproveremo a questo punto dopo la pubblicità. Allora, abbiamo recuperato Elettra Fiorini, vediamo se questa volta ci riusciamo. Elettra, stavo dicendo che... Eccoti. Dopo la festa è riuscita anche a centrare il secondo obiettivo, cioè il secondo posto. Sì, è stata assolutamente una grande soddisfazione riuscire a centrare il secondo posto dopo aver blindato anche il podio. Era un po' l'obiettivo che ci eravamo prefissate fin dall'inizio dell'anno, ovviamente quello di riuscire ad arrivare entro i primi tre posti e quindi di poter mantenere la categoria. E poi andando avanti, ecco, diciamo che la nostra presidente ha sempre avuto questo sogno del secondo posto, secondo lei il posto d'onore, effettivamente in questo caso direi che è vero, ed è arrivato tra l'altro dopo una bellissima partita come quella di domenica scorsa a Romagnano, con una bellissima tripletta tra di Lucrezia Di Fiore, il gol di Razzolini. È stata assolutamente una grande emozione per noi poter festeggiare questo secondo posto matematico. E ora ci sono queste due ultime giornate, in particolare domenica c'è l'ultima gara casalinga. Sì, domenica c'è l'ultima gara casalinga, che tra l'altro giochiamo allo stadio, quindi per noi è un'emozione fortissima. È stato un regalo che ci siamo voluti fare, penso che insomma anche per tutte le vicissitudini che ci sono state, quest'anno lo stadio di Arezzo è veramente un po' il tempio, no? Il simbolo del calcio aretino, forse più che mai, ed è giusto che le ragazze calcassero quel rettangolo verde lì almeno per l'ultima partita casalinga di una stagione che le avesse protagoniste. Ci sarà la Novese, tra l'altro insomma diventeremo un po' l'ago della bilancia di questo terzo posto del campionato, perché la Novese è a meno due dalla Lavagnese adesso, quindi insomma si giocano tutto già questa domenica qui, e di certo non troveranno però, ecco, un terreno facile da noi, perché le ragazze giocando allo stadio insomma hanno certamente voglia di vincere. Vabbè, certo, ormai per concludere questa striscia. E poi abbiamo risentito prima l'intervista della Presidente, che diceva insomma adesso che abbiamo questo punto fermo, che era il grande obiettivo della stagione, adesso insomma c'è tutto il lavoro che inizia, c'è stato il difficile sul campo, adesso arriva il difficile, no, per farsi trovare pronti poi in un campionato che è tutta un'altra cosa, no, a livello professionistico. Sì, sarà un campionato sicuramente molto difficile, vedendo anche più o meno quelle che sono le altre squadre che matematicamente meno, insomma, anche con i pronostici, comporranno questo, cioè, il girone unico dell'anno scorso, del prossimo anno. Sicuramente ancora dobbiamo avere qualche certezza da parte della federazione, del dipartimento, perché è tutto un po' in divenire nel mondo del calcio femminile in questo momento, più che mai dovendo comunque fronteggiare una riforma così importante. Quindi quando avremo anche quelle che saranno effettivamente le direttive per il prossimo anno, ci sarà da iniziare a lavorare. Adesso festeggiamo intanto domenica, e poi mettiamoci subito sotto, perché sicuramente ci sarà da preparare una stagione più complessa sotto tutti i punti di vista, non soltanto dal punto di vista, ecco, prettamente sportivo del campo. Domenica allo stadio comunale a che ora? Alle 15. Sempre alle 15. Esatto, perché, poi festeggeremo tutti insieme. Hai detto che potrebbero esserci delle sorprese in chiave di regolamenti, di campionato, cioè questo fatto che ci hai detto prima, no? Esatto, sì, perché ancora effettivamente andando anche a leggere non ci sono certezze, c'è chi dice che soltanto la Serie A da quest'anno passerà alla FIGC, c'è chi addirittura parlava della Lega Pro per la Serie B, quindi insomma
Non abbiamo ancora delle certezze effettive. Poi insomma ci sono state anche delle polemiche per cui è stato richiesto un campionato di Serie A a 14 squadre e di conseguenza anche un campionato di Serie B a 14 squadre. Ancora nessuno si è pronunciato al riguardo. Certo è che la cosa migliore sarebbe seguire il regolamento che era stato stilato all'inizio della stagione, perché potrebbe diventare un po' più complicato adesso cambiare le cose in corsa. Però insomma ci sono dei fermenti in questo momento e quindi stiamo aspettando delle risposte su quale sarà insomma l'effettiva composizione poi della prossima stagione. Grazie Elettra, lo ricordiamo domenica stadio comunale alle 15 Arezzo Novese. Grazie e buon rientro. Sì, grazie a voi, buon proseguimento. E aprendo adesso la pagina del settore giovanile dell'Arezzo, domenica alle 15 c'è un altro appuntamento importante, qui ci si gioca qualcosa di grosso per l'Arezzo, per l'Under 17 di Beppe Forasassi, che giocherà proprio alle 15 domenica allo stadio delle Fonti di Monte San Savino l'andata dei playoff contro il Pordenone, l'unica squadra diciamo che fa i campionati nazionali che è riuscita a centrare i playoff, e adesso insomma si gioca questo scoglio contro il Pordenone, quindi in bocca al lupo alla formazione di Beppe Forasassi, che tra l'altro ha sfilato proprio prima della gara dello scorso turno allo stadio comunale Città di Arezzo, ha avuto la possibilità insomma di fare anche la sua passerella. Allora vado da Giacomo Casucci, che questa sera ci ha portato tre esordienti dell'Arezzo. Allora vogliamo, tu sei il vice allenatore della squadra, salutiamo anche Gorgoni che è il mister, che è stato qui tante volte. Facciamo intanto un resoconto, un bilancio della stagione per voi. Il bilancio è positivo perché i ragazzi sono cresciuti, l'obiettivo primario era quello di farli crescere. Siamo secondi in classifica, quindi un anno sotto rispetto agli altri avversari. Noi siamo 2006, giochiamo contro il 2005, quindi per noi già essere secondi a due punti dalla prima è tanta roba, perché poi giochiamo lo scontro diretto col Soci sperando di vincere. Sì. Quando è questo? La prossima col Fogliano si gioca, sperando che il Soci perda Montevarchi. Ecco. E in caso di sconfitta noi saremo primi e campioni. Quindi c'è ancora questa... Siete infatti, me l'avevano detto che voi eravate l'altra squadra, diciamo, analizzando che non è ovviamente l'obiettivo primario, no. Però se vengono anche i risultati ben venga. Sì, sì, infatti. E infatti mi era stata segnalata che la vostra formazione era l'altra insieme all'Under 17 che stava viaggiando nell'alta classifica. Per fortuna sì, però l'importante è farli crescere i ragazzi, farli divertire, fare gruppo, è quello l'importante. E per ora ci siamo riusciti. E c'è stata una netta vittoria anche nell'ultimo turno, no? Sì, per fortuna si è vinto tre tempi, quindi 6-1 contro il Bibbiena. È andata bene perché venivamo da due sconfitte consecutive, non era facile per noi, però abbiamo dimostrato carattere, abbiamo vinto nettamente contro un bel avversario. Quindi insomma è una crescita rispetto all'inizio, avete notato, ecco, sì, che... Grande crescita, grande gruppo, genitori fantastici, tutto perfetto. Ecco, quindi questi tempi, anche i genitori fantastici, è importante, è visto purtroppo quello che è accaduto, che sono cose veramente, sembra assurdo, no? Sì, anche davvero commentare quanto accaduto a Levani in questo torneo dei Pulcini, dove insomma un genitore ha aggredito l'allenatore, pare che non avesse convocato il figlio, poi vedremo insomma come finirà anche da un punto di vista giudiziario probabilmente questo episodio. Allora andiamo a sentire, a conoscerli, perché so che non siete mai venuti qui, e forse qualche compagno vostro forse ve l'ha raccontato, spero che vi ha parlato bene no, non ha parlato bene? No. Ah no, non vi ha detto niente? Ah, ho capito. Allora vieni pure in piedi, ti chiami? Alessio. Dice anche il cognome, perché vediamo se hai segnato. Non hai segnato, vero? No. No. Allora, raccontaci un po', intanto che ruolo giochi? Terzino. Terzino, che fai tutte e due, insomma. Sì, ecco. Allora, raccontaci un po' questa partita. No, si è giocato bene, siamo riusciti a premere gli avversari, non farli giocare e girare molto bene la palla, come ci chiede il mister. Quindi ormai, oltre alla crescita che avete avuto, puntate a questo primo posto. Sì, non è semplice, bisognerebbe sperare una sconfitta del Soci, però ci si prova.
Quanto manca alla fine? Una giornata. Quindi si decide tutto questo turno? Sì. Domenica? Sì, domenica. E voi giocate a Fogliano. E com'è questa partita? L'andata com'è stata? L'andata si è vinto 5-2. Ah, quindi. Sì, però è un clima molto forte, come tutti gli altri campi. Sì. E bisognerà stare attenti a non farci sorprendere e a non prenderla sotto gamba, anche perché sono ultimi. A volte sai che questi impegni, che magari lo dicevo, già vinto un po' in tutte le categorie, no? Cioè, potrebbe, speriamo di no, esserci qualche sorpresa. Senti, il tuo sogno era giocare nell'Arezzo da quando eri più piccolo, nel senso che vestire questa maglia cosa vuol dire per te? È un onore vestire la maglia della propria città e... Quindi, insomma, ti fa piacere, vuoi continuare? Sì. Bene, grazie. Andiamo da... Ti chiami? Vieni. Edoardo Aramini. Allora, Edoardo, tu invece sei... Che io alterno tra difensore centrale e terzino sinistro. Quindi sei poliedrico, a seconda, dove è meglio, sì, diciamo come è meglio, sentiamo il mister qui. Ma centrale forse. Centrale, sei d'accordo? Sì. Ti senti più centrale... Sì. Secondo te che doti deve avere un difensore centrale per essere quasi insuperabile? Intanto deve giocare semplice e non rischiare molto. Sì. E deve avere un fisico importante, non sempre però. Se c'è meglio. E poi... Non fare quei passaggini che ogni tanto si vede, sì. No? Quegli alleggerimenti. Non perdere contrasti. E saper leggere bene le situazioni in gioco. Ma l'attaccante, ovviamente non ti ricordi il nome, però magari ti ricordi, c'è stato un attaccante che proprio ti ha mandato in difficoltà in questo campionato di una squadra. Chi? Milli? Ma sì, ce ne sono diversi, però il nostro compito è fermarli. Mi sa ci siete riusciti, visto l'esito finale. Avete subito pochi gol, è una bella difesa la vostra, sì, essendo l'Incred in alto. Sì, abbastanza, sì. Abbiamo subito non molti gol. Però... Tuo sogno? Il mio sogno? Calcistico anche. Poter vestire un giorno la maglia dell'Inter e vincere qualcosa di importante con l'Inter. Ecco che già è... Nella stessa frase, no? Vabbè, comunque te l'auguriamo di cuore, quindi sono quei sogni che ovviamente, sai, comunque ci sono stati anche giocatori che poi hanno fatto il salto, anche che sono passati anche dal settore. Molti hanno avuto questa fortuna, però quelli che l'hanno avuta sono stati molto bravi, sempre con impegno, ogni giorno allenarsi per migliorare e poter arrivare a quei livelli. Certo. Beh, tu l'impegno si sente che ce lo metti su tutti, anche lui sa, si sente che sono molto maturi. Sì, molto, davvero maturi. Grazie. E andiamo infine a salutare... Elia Verni. Come? Elia Verni. Allora, Elia. Tu invece? In che ruolo giochi? Difensore. Tutti difensori? Sì. Tutto il reparto siete venuti qui. Allora, tu invece questa partita quindi è andata bene? Sì. Tanti gol? Sì. Vedo qua, giusto, ha segnato Gori, Gialli... Gori. Sì, Gialli, Fucci, Pierozzi, Gori, tripletta ha fatto. Sì. Quindi facciamogli i complimenti. E allora adesso c'è da vincere e sperare nell'altro risultato. Sì. Ok. E la tua stagione personale, come sei contento? Sì, sono contento. In cosa sei migliorato di più rispetto all'inizio? In tutto. Sì, diciamo in tutto. Beh. Tu in che scuola fai? Io? Che scuola? Sì. La prima media. Qui siete tutti di Arezzo, città. Sì. Quindi andate a scuola insieme anche? No, voi due sì. Quindi lo vedi anche la mattina, quindi siete sempre insieme. Sì. E tu il tuo sogno qual è? Giocare nella Juve. Nella Juve. Quindi non andate molto d'accordo voi due, anche visto l'ultima giornata. C'era l'espulsione, loro dicono, vero? Non puoi parlare di Inter-Juventus? No, no, meglio di no. Immagino avete parlato a lungo di... Sì. Bene, grazie. E allora, e quindi insomma, a questo punto manca poco alla fine del campionato. Poi insomma la società, quella che ormai verrà, insomma è arrivata, manca poco ed è finalmente anche un po' di serenità, no? Per fortuna sì, ci voleva anche per ci voleva. I ragazzi specialmente.
Quindi insomma, abbiamo fatto i complimenti, lo facciamo anche a voi per comunque aver resistito e grazie. Soprattutto gli allenatori, perché insomma avete tenuto alto anche voi il nome di Arezzo, perché l'attaccamento più grosso forse è stato proprio quello del settore giovanile, onestamente. Sì, no? Abbiamo vissuto momenti difficili, però uniti abbiamo superato ogni ostacolo, siamo ancora qui. Bene, grazie ragazzi, grazie a Giacomo Casucci, ci rivediamo la prossima settimana.